Ben ritrovati, amici tifosi del grande basket NBA, torniamo a parlare dei miei amati Boston Celtics. Uno degli obiettivi di quest'anno era tornare a parlare con una certa costanza anche di basket NBA dopo aver seguito lo scorso anno la corsa all'anello dei miei amati Boston Celtics. Ci ricordiamo lo scorso anno. Siamo partiti ai playoff con una serie incredibile contro i Brooklyn Nets, dell'ex Kyrie Irving, della stella Kevin Durant, per poi vincere in 7 partite la semifinale di conference contro i Milwaukee Bucks, vincere la finale di conference contro i Miami Heat a gara 7 in casa degli Heat e poi cedere in finale purtroppo ai Golden State Warriors. Torniamo a parlare di basket NBA proprio con il match review delle scorse finals al TD Garden di Boston, Boston Celtics contro Golden State Warriors. La formazione di Joe Mazzulla da una parte e quella di Steve Kerr dall'altra, dopo il successo da parte degli Warriors, campioni NBA in carica lo scorso 11 dicembre al Chase Center nel primo review delle scorse finals per 123 a 107, una stagione abbastanza particolare per i Golden State Warriors con la bellezza di 17 vittorie in 22 gare giocate davanti ai propri tifosi al Chase Center, invece 5 vittorie, 18 sconfitte, la seconda peggior squadra ad ovest, davanti solamente agli Houston Rockets per quanto riguarda il resoconto in trasferta. Una vittoria alla fine, dopo un tempo supplementare, il finale 121 a 118, una partita davvero incredibile, in cui Jason Tatum è stato il giocatore che ci ha trascinato nel bene e nel male, soprattutto nel finale qualche palla persa di troppo, ma alla fine i campioni si fanno vedere nel momento del bisogno ed è lui a segnare la tripla nella supplementare per il più 7. E poi una finale cardiopalma perché dopo il fallo da 3 punti su Andrew Wiggins, 2 su 3 per l'ex Minnesota Timberwolves, la tripla di Donte Di Vincenzo e la quasi palla persa di Marcus Smart, l'attacco all'interno di 24 secondi che culmina con il tiro che prende il ferro di Al Horford e la preghiera che non prende il ferro da parte di Jordan Poole. All'interno della sede del TD Garden, un canestro all'ultimo secondo a fine secondo quarto, stellare, clamoroso da parte di Stephen Curry per il 55-54 per gli Warriors. Boston che porta a casa con questa vittoria l'ottavo successo consecutivo, 12 vittorie nelle ultime 14 gare. Ecco, la stagione era culminata con il peggior momento lo scorso 17 dicembre, con 3 sconfitte casalinghe al TD Garden, 2 contro gli Orlando Magic del nostro Paolo Banchero e poi la sconfitta contro gli Indiana Pacers per 117 a 112. Da quella sconfitta 12 vittorie nelle ultime 14. Le uniche sconfitte sono arrivate contro i Nuggets e contro i Thunder. Ce lo ricordiamo molto bene perché quella partita è stata persa con un punteggio assurdo, 150 a 117. Record 34 vittorie, 12 sconfitte per i Boston Celtics, 22 vittorie, 23 sconfitte invece per gli Warriors che sono all'interno della zona play-in con solamente 2 gare di vantaggio rispetto a Phoenix Suns, Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers, quindi una situazione davvero molto molto deficitaria per la formazione di Steve Kerr, campione NBA in carica. Per quanto riguarda i Boston Celtics, come detto, 34 punti, 19 rimbalzi, 6 assist per Jason Tatum che sfiora la tripla doppia, 9 su 27 al tiro per l'ex Duke, 20 punti, 10 rimbalzi, ma quanta difesa per Al Horford.
Horford, 18 punti, 5 rimbalzi, 4 assist. Per Marcus Smart, 16 punti, con 9 rimbalzi, 3 assist nella gara del rientro, ma la tripla che porta la partita all'overtime sull'assist di Marcus Smart, scoccata proprio da Jaylen Brown. 14 punti, 7 rimbalzi, 2 assist per Malcolm Brogdon, stoppata decisiva su Jordan Poole nel supplementare quando Boston conduceva sul punteggio di 115 a 111 dopo la tripla dall'angolo di Al Horford. 14 punti, 11 rimbalzi, 2 assist invece per Robert Williams. Dall'altra parte 29 punti con 4 rimbalzi, 7 assist per Stephen Curry, 24 punti, 6 rimbalzi, 4 assist per Jordan Poole, 24 punti con 2 rimbalzi, 1 assist per Klay Thompson, 20 punti, 4 rimbalzi, 3 assist per Andrew Wiggins. Sfiora la tripla doppia invece Draymond Green con 11 punti, 13 rimbalzi e 9 assist, il solito match con statistiche totali per l'ex Michigan, 6 punti, 3 rimbalzi per Donte Di Vincenzo, 2 punti, 12 rimbalzi, 3 assist per Kevon Looney. Una prima parte di match con molto equilibrio, con le due squadre che vanno all'intervallo sul punteggio di 55-54. Golden State allunga nella ripresa e tenta anche l'allungo decisivo portandosi avanti e anche di 11 lunghezze sul punteggio di 85 a 74 con Jordan Poole e Andrew Wiggins decisivi, e poi però il rientro di Boston nel quarto e decisivo quarto con Brogdon, Brown, ma non solo, Jason Tatum e Al Horford a completare la rimonta dei Boston Celtics. La tripla, come detto, di Jaylen Brown, e poi nei tempi supplementari ci pensano proprio Smart e Brown ad allungare il rientro degli Warriors avanti di una lunghezza con la tripla scoccata da Stephen Curry, ma poi tripla di Al Horford, tripla dell'MVP di serata, ma non solo, speriamo, Jason Tatum. Ragazzi, vittoria davvero molto importante per i miei amati Boston Celtics. Saluto Lorenzo Ferroni che ha fatto scattare in me la voglia di tornare a parlare di NBA sul canale. Seguitelo sul suo canale YouTube e saluto anche i miei amici di Celtic National Italia. E come sempre, let's go Celtics!